In occasione della giornata mondiale contro l'eliminazione della violenza contro le donne, in corso il 25 novembre, il Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo e il Prorettorato al Benessere Persona Opportunità hanno organizzato il convegno La gestione sana nei conflitti interpersonali che si è tenuto presso la sala convegni della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani, al quale è intervenuto anche il prefetto di Macerata, la dottoressa Isabella Fusiello. Si è trattato di un momento di riflessione e confronto dedicato alle nostre studentesse, ai nostri studenti con le psicologhe Maria Cristina Claudi, coordinatrice del servizio benessere e consulenza psicologica di Unicam, e Antonella Ciccarelli, coordinatrice regionale dei centri uomini autori di violenza e la coordinatrice del centro antiviolenza di Macerata, Elisa Giusti. Andiamo a vedere le interviste. La giornata internazionale della violenza contro le donne e della violenza domestica. È chiaro che è un fenomeno sempre e comunque in aumento. Nonostante siano stati messi a disposizione strumenti giuridici nuovi, però sembra che il fenomeno non si riesce quantomeno a ridurlo. E quindi è necessario cambiare paradigma, forse è il caso che bisognerebbe parlare di cultura, di rispetto all'interno nelle famiglie e nelle scuole. Ecco, cominciamo da questo punto di vista. Visto e considerato che diversi strumenti giuridici previsti dal nostro ordinamento giuridico ancora non fa un effetto soprattutto ai giovani, ma soprattutto anche nelle famiglie, perché la cultura del rispetto verso l'altro la si forma in famiglia. E io ritengo sempre che in famiglia si insegna l'educazione, a scuola si fa cultura. Questo incontro è in occasione appunto della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È stata organizzata dal Comitato Unico di Garanzia in stretta collaborazione con la prorettrice Persona, al benessere e all'opportunità e alla delegata della parità di genere. E il topic è appunto il conflitto interpersonale e che affrontiamo grazie alla partecipazione di professioniste che affronteranno questo tema in diverse, diciamo, nei suoi diversi aspetti. Questo argomento è stato anche condiviso con gli studenti e le studentesse che sono sempre al centro della nostra attenzione. Ecco, io vorrei ringraziare i ragazzi, i nostri ragazzi e le nostre ragazze e soprattutto anche queste professioniste che hanno dato la loro disponibilità e che faranno degli interventi veramente preziosi per noi. Grazie.